Allora, eccoci con un nuovo video, un video un po' di chiacchiera. Nel video precedente, continuo a dire video, comunque vabbè, nel video precedente vi avevo parlato della mia idea di rivoluzionare un po' la camera da letto. Che io sia matta, e infatti lo sono, chi mi conosce lo sa. Allora, non che io mi sia stufata di questa ambientazione, assolutamente, però a parte che sono comunque molto affascinata, come sapete ormai, da tutto ciò che è colore, tutto ciò che è arredamento, tutto ciò che è casa, e quindi ogni tanto mi piace comunque cambiare. Non tantissimo, però magari anche quelle due o tre piccole cose mi piace comunque inserirle a casa. Cosa vorrei fare qua? Cosa vorrei fare nella mia camera da letto? Allora, tenetevi forte. Niente di che, non giusto un po' di colore qua e là. No, allora, chi mi conosce lo sa. Innanzitutto volevamo cambiare il letto perché è un letto in ecopelle. E siccome io sono una a cui non piace comunque, non piacciono le tende, ho sempre avuto tendoni o tendine in camera da letto aperte, quindi la luce del sole ha sempre filtrato completamente nella mia camera. E devo dire che questo letto in ecopelle mi si sta praticamente sciogliendo, sto perdendo i pezzi sul cuscino, cioè c'è lo schienale del mio letto che perde proprio i pezzi. E quindi adesso sono coperti dai cuscini che io metto sempre appoggiati. Quindi il primo acquisto che farò sarà sicuramente il letto. Il letto l'ho già visto da Ikea, ovviamente, ed è della linea NS. Ecco questo qua. Il letto, ovviamente, stavo valutando l'idea di cambiare i comodini per poterli abbinare al modello del letto, e i comodini che ho visto sono questi qua. Sono tra i comodini più in voga, nel senso che li vedo in tantissime case. Anche a me è sempre piaciuto, però mi avevano regalato ai tempi un comodino di Maison du Monde, e allora io sono andata a comprarmi l'altro. Però devo dire che questi qua di Ikea mi sono sempre sempre piaciuti. Mettendo il letto e i comodini di questa linea di Maison du Monde, l'idea della parete era di farla tutta bianca, assolutamente tutta bianca, e cambiare anche questo pezzettino di legno che io ho messo per dividere le due parti del muro e metterlo assolutamente sempre, ma più alto e bianco laccato. Praticamente io comprerei questi zoccolini che si mettono in fondo al muro, quasi attaccati al pavimento, ed è un po' più alto, con una specie di motivo, e appiccicarlo qua, bianco su bianco, e sotto invece lasciare questo grigino qua. Questo perché? Perché ultimamente, diciamo che, vabbè, sempre, ho questa predisposizione un po' più per il colore. Quindi vedete tutti questi piccoli accessori che ho, color Tiffany, rosa, verde acqua, azzurrino, verdino, ecco. Questi colori io li ho sempre adorati e tuttora li adoro, ma non voglio farmi condizionare da queste righe. Cioè, non so se mi avete capito. Praticamente io sono una che, se mi date da mettere un copriletto a fiori qua, non lo metterò mai. Mi piace da morire, ma non lo metterò mai, perché con le righe il fiore a me non piace. Poi so che a tantissimi lo fanno, perché comunque se mantieni più o meno gli stessi colori può anche stare bene, anzi stacca un pochino, ma nello stesso tempo si può abbinare. Ma io non riesco proprio, ragazzi, io non riesco a mettere un copriletto a fiori con un po' di colore, perché mi faccio condizionare da questa riga. Quindi l'unico modo per non farmi condizionare è fare una cosa uniforme, e devo dire che il bianco veramente abbina tutto. Poi ho preso questi tre quadretti di Ikea e
e volevo metterli proprio sopra la testata. Uno, due, tre, con magari vediamo qualche stampa che riprenda un po' già le stampe che io ho qua in questi altri quadretti. Ecco, questa è la mia idea di camera da letto, quindi uno stile assolutamente nordico IKEA, però come vedete abbinato a un po' di shabby, perché ho queste due lampade, queste due pic, come vedete, shabby, e qualche accessorio qua e là. Comunque, spero che la mia nuova idea di casa, anzi di camera da letto, vi piaccia. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!